tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Bandito solitario rapina la Carifano, valore del bottino circa 1000 euro. Il comitato Pro Marotta Unita festeggia il primo anniversario dopo il referendum. Nel 2016 partiranno i lavori per la realizzazione delle scogliere a Fano. L'Alma Juventus Fano pareggia a Celano ed ora la Maceratese torna a 8 punti di vantaggio. Buonasera dalla redazione di Occhio alla Notizia. Il nostro TG si apre con la rapina messa a segno questa mattina nella filiale della Cassa di Risparmio di Fano in via Canale Albani. È accaduto questa mattina intorno alle 10 quando un bandito con il volto parzialmente travisato da un cappello è entrato nella filiale e sotto la minaccia di un'arma ha preso il denaro in contante presente nella cassa, circa 1000 euro. L'uomo sulla cinquantina, descritto come un italiano dall'accento meridionale e di bassa statura, con occhiali da sole e una tuta da lavoro. Dopo la rapina è uscito dalla banca e si è dileguato a piedi. Indaga il commissariato di Fano. Ancora cronaca. Sabato scorso i carabinieri di Saltara hanno arrestato due giovani pusher. Vediamo il servizio di Simona Zonghetti. È un fenomeno in crescita che sembra interessare fasce sempre più giovani della popolazione e lo conferma anche quanto accaduto nella notte tra il 7 e l'8 marzo scorsi a Calcinelli di Saltara. Nel piazzale antistante una discoteca, i carabinieri hanno sorpreso due ragazzi a bordo di una Volkswagen Golf con le luci di cortesia accese, quando alla vista dei militari hanno tentato di disfarsi di alcuni involucri nascondendoli sotto il tappetino dell'auto. È scattata la perquisizione. Un 19enne pregiudicato di Sant'Elpidio a Mare, un 18enne di Fermo incensurato, sono stati trovati il primo con alcune dosi di cocaina, hashish e marijuana, nonché quasi 8 grammi di MDMA già confezionata in 26 involucri, mentre il secondo con 2 grammi di chetamina e 4 di marijuana. Chiesta la collaborazione ai carabinieri dei luoghi di loro provenienza, sono proseguite le perquisizioni nelle rispettive abitazioni, dove sono stati rinvenuti ulteriori grammi di marijuana, di hashish, 4 pastiglie di ecstasy e un bilancino di precisione. I pusher, pendolari dello spaccio e con una gamma completa di sostanze stupefacenti a disposizione, sono stati tratti in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio e condotti in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Tre studenti della scuola primaria di Pian del Bruscolo questa mattina sono finiti al pronto soccorso di Urbino per accertamenti a seguito di un tamponamento che ha riguardato lo scuolabus che li stava raccogliendo in località Capponello. Mentre il mezzo era fermo, sul margine destro della carreggiata è stato tamponato da un autocarro. Non vengono segnalati feriti e sul posto sono intervenuti i vigili urbani di Pian del Bruscolo e il centro 18. Data storica oggi per Marotta, esattamente un anno fa si tenne il referendum che unificò la Berlino dell'Adriatico. 12 mesi fa i marottesi si recarono alle urne per un voto atteso da decenni, il referendum consultivo per l'unificazione di Marotta con Mondolfo, il 9 marzo 2014. Dunque una data storica per la Berlino dell'Adriatico. A vincere infatti fu il sì con quasi 70% dei voti. 2793 diedero l'ok al passaggio della frazione di Marotta di Fano al comune di Mondolfo, contro 1357 contrari. Poi, dopo il referendum, il 17 giugno scorso si è svolta la valutazione del Consiglio regionale, che ha dato il via libera alla legge d'iniziativa popolare sullo spostamento di confine. Furono 22 i voti favorevoli, 6 contrari e 3 gli astenuti. Una grande soddisfazione innanzitutto per il Comitato Pro Marotta Unita, che fu il promotore della proposta di legge. Oggi è il primo anniversario? Sì, è il primo anniversario del referendum.
che unisce Marotta con Mondolfo. I servizi sono passati dal 1° gennaio al comune di Mondolfo, logicamente, perché fino al 31 dicembre i cittadini avevano pagato gli oneri a Fano, quindi era giusto che Fano avesse provveduto fino a quella data. Come vivono i cittadini ora? Ci sono ancora dei problemi da risolvere? I problemi dovranno essere risolti soprattutto dal punto di vista non dei servizi, ma delle strutture, quindi dei beni, i beni che devono passare dal comune di Fano al comune di Mondolfo. C'è anche una proposta sul cambiamento del nome del comune, ecco, a questo proposito? Sì, c'è una proposta fatta alcuni mesi fa dal presidente del Consiglio regionale Vittoriano Solazzi di cambiare il nome dal Mondolfo in Marotta di Mondolfo. Ha bisogno o della richiesta di un consigliere regionale oppure le 5.000 firme famose da raccogliere. Noi abbiamo cercato di convincere Vittoriano a portarla perché vogliamo evitare di nuovo una raccolta referendaria delle 5.000 firme e quindi di accelerare un po' i tempi. Però so che è in stand-by in regione, se ne dovrà occupare la prima commissione e credo che non ci siano i tempi tecnici per portarla in consiglio in questa legislatura. Per domani il comitato ha organizzato un momento conviviale per ricordare la vittoria, un obiettivo rincorso da tanto tempo. La ricordiamo unendoci noi tutti quelli del comitato di Marotta Unita che hanno collaborato alle firme, al referendum, eccetera, con i simpatizzanti in un ristorante per una, diciamo, sbicchierata augurale per il futuro. E torniamo ad occuparci del maltempo. Questa mattina si è tenuto in comune un incontro con i residenti della Sassonia per trovare delle soluzioni ai danni che sono stati provocati dalle mareggiate del 5 e del 6 febbraio scorsi. Vediamo com'è andata. A poco più di un mese dalla mareggiata che ha flagellato la costa, provocando danni alle spiagge, alle attività commerciali e alle abitazioni, oggi si è svolto l'incontro a porte chiuse tra i residenti di Sassonia Sud, alcuni operatori commerciali e l'amministrazione comunale di Fano. La riunione è stata convocata in municipio dal sindaco di Fano, Massimo Seri, per fare il punto della situazione, assieme all'assessore ai lavori pubblici Marco Paolini e al dirigente del settore Adriano Giangolini. Qui non è che c'è qualcuno che sta da una parte, qualcuno sta dall'altra, il sindaco rappresenta i cittadini, quindi io sono il primo cittadino, sono dalla loro parte, quindi abbiamo ragionato insieme quello che è il percorso che abbiamo seguito con tutti gli atti da settembre fino ad oggi. Ovviamente faremo degli step puntuali per spiegare sempre la situazione, se ci sono dei ritardi oppure no, in modo tale che assieme decideremo anche come muoverci di conseguenza. Al centro dell'attenzione il tema della difesa della costa. Dopo la richiesta da parte della Regione Marche della valutazione di impatto ambientale, il Comune ha interpellato il professor Mancinelli dell'Università di Ancona. L'esperto di ingegneria marittima collaborerà quindi per studiare e sviluppare il progetto. Questo poi verrà ripresentato in Regione entro il mese di aprile per poter così avviare il procedimento di valutazione necessario. La Regione ha 150 giorni al massimo per dare il decreto di valutazione positiva, speriamo, di impatto ambientale, quindi vuol dire che alla fine di settembre dovrebbe essere emanato il decreto e quindi abbiamo i mesi di ottobre, novembre e metà dicembre per fare l'appalto e consegnare i lavori. Contiamo entro la metà di dicembre di consegnare i lavori alla ditta che poi può cominciare i lavori. D'altra parte però rimane la preoccupazione di molti residenti che continuano ad avere dubbi sulla realizzazione delle scogliere. Che cosa è emerso da questo incontro? Di positivo mi sembra niente, per il fatto che comunque ci sono 3 milioni disponibili e quelli ci sono, però hanno in mente di fare le scogliere dal porto fino a Ponte Metauro. Qual è il problema? È che il progetto che ha fatto la Regione ha detto che queste scogliere costano 9 milioni tutte, però noi ce ne abbiamo solo 3. Allora i nostri cosa pensano di fare? Di farle più piccole, più basse, su tutto. Sono soldi buttati via un'altra volta. Adesso cerchiamo di contattare quelli della Regione, anche i nostri rappresentanti qui di Fano e poi vediamo, perché se si deve rifare un lavoro che poi fra la prossima mareggiata riporta via tutto,
Ma io ho detto basta, basta. Ho detto vado in albergo a 5 stelle e poi porto il conto al signor sindaco e tutta la compagnia. Meglio che rido. Un nostro telespettatore ci segnala che nel bagno pubblico del Lido di Fano, che costa 50 centesimi a persona, non c'è nemmeno il sapone per le mani. Non costerà 1 milione di euro al comune, ci scrive, per pulirlo e garantire la manutenzione. E conclude: è questo il modo di accogliere i turisti a Fano? I bagni pubblici sono pochi e malfunzionanti. Questa invece è un'altra immagine scattata al canale Albania, all'altezza dell'ASL al Palazzo di Vetro, e come potete vedere ci sono diversi sacchetti della spazzatura abbandonati nelle sponde. E dopo queste poco edificanti immagini torniamo a occuparci degli appuntamenti. Tutta la cittadinanza e le rappresentanze politiche e sociali sono invitate a partecipare all'assemblea pubblica sulle problematiche della zona industriale. L'incontro si terrà venerdì prossimo alle ore 21 nella sala Don Lorenzo Milani, nella ex chiesa di via Prima Strada a Bellocchi di Fano. E allora, al centro pastorale diocesano, mercoledì prossimo si terrà un incontro pubblico con Salvatore Martinez, il presidente nazionale del Rinnovamento dello Spirito. Questa volta sarà un cattolico che vive però un'esperienza di tipo del Rinnovamento dello Spirito a tenerci l'incontro, per invitarci ad aprire vie di riconciliazione tra cristiani all'interno della Chiesa Cattolica, tra parrocchie, associazioni e movimenti, e poi verso tutte anche le altre chiese, soprattutto le chiese evangeliche. Di chi si tratta? Salvatore Martinez è persona molto conosciuta, è il presidente del Rinnovamento dello Spirito e molti gruppi del Rinnovamento sicuramente saranno presenti, ma io spero che anche le parrocchie, le associazioni e tutti coloro che sono in qualche modo interessati possano essere presenti. Ah, l'incontro è aperto a tutti, speriamo che la grande sala del centro pastorale possa ospitare tutti. L'apertura delle scuole nell'anno scolastico 2015-2016 è fissata per lunedì 14 settembre 2015. Lo ha stabilito il nuovo calendario scolastico approvato questa mattina dalla Giunta regionale su iniziativa dell'assessore all'istruzione Marco Lucchetti. Da segnalare una novità riguardo agli orari: le scuole infatti chiuderanno il 4 giugno del 2016 se l'attività didattica si svolgerà su 6 giorni alla settimana e il 3 giugno se svolta su 5 giorni. Ed ora andiamo per un attimo al Teatro della Fortuna, dove si tengono le prove dell'Elisir d'Amore. Ma quel che non sapete ne potreste sapere, egli è, e questo sovrumano Elisir può in un momento non solo rimediare al mal d'amore, arricchire gli spiantati. L'opera di Gaetano Donizetti debutterà giovedì 12 e sabato 14 marzo alle ore 20:30. Vi ricordiamo che i biglietti sono in vendita presso il botteghino del Teatro della Fortuna e online. E come sempre il lunedì ci occupiamo dello sport dell'Alma Juventus Fano. Le speranze di primato dell'Alma Juventus Fano si fermano perché ieri in Abruzzo ha pareggiato contro il Celano. Vediamo tutti i particolari su questa partita nella cronaca di Sergio Catalani. Un solo risultato a disposizione per l'Alma Juventus Fano, attesa dal testa coda del Fabio Piccone di Celano. Lo sentiamo, il Celano vicinissimo al vantaggio con un tiro cross da destra dell'intraprendente Luzzi, che ha scodellato un pallone velenoso. Lunardini che prova a pescare Sivilla, che parte in contropiede, Sivilla sulla fascia, entra in area Sivilla, Sivilla para sul destro, la parata di Amabile, c'è Gucci che però viene colto in offside. Mette nel mezzo Borelli, interessante Gucci, sotto porta Gucci, morbido, morbidissimo. Rifece intanto c'è Tartaglione, sotto misura, che spreca. Borelli, il tiro, il gol! Davide!
che sbaglia e c'è Bianchi che serve Sivilla, il tiro di Sivilla a palla lato, incredibile occasione per il Fano con Andrea Sivilla, c'è Piccirilli, diagonale in gol. Il gol di sinistro di Piccirilli. Punta Iaboni, Borrelli mette nel mezzo, Gucci di testa da due passi, palla a lato. Punta Iaboni, lo salta, palla sul sinistro, mette nel mezzo, ancora una volta Gucci anticipato da Amabile che stavolta è bravo. E sì, se ce l'hanno, la palla che arriva a Luzzi, attenzione Luzzi, incontro per Luzzi, il tocco verso Buongiorno, il tiro di destra, salva il risultato. Va a disinnescare un colpo di testa. Intanto c'è Sartori che è libero. Sartori, sono davanti al portiere. Sartori, vediamo Matteo. Sartori, il tiro incredibile. Salva un giocatore della Celano. Sivilla in area, Sivilla prova il tiro, ancora Amabile. Poi da due passi in quattro giocatori granata non riescono a buttarla dentro. Mentre c'è il fischio finale da parte del direttore di gara Airoldi di Morfetta, che manda le due squadre definitivamente dagli spogliatoi. Delusione per il Fano, finisce 1-1, Fano che non va oltre il pari. Bene, per tutti gli appassionati sportivi e i tifosi dell'Alma Juventus Fano, vi ricordiamo che dopo il telegiornale andrà in onda la partita integrale dell'Alma Juventus. Con quest'ultima notizia chiudiamo qui questa edizione del nostro telegiornale, che tornerà domani sera alle 20:30, però l'appuntamento con l'informazione è a domani mattina alle 7:30 con la rassegna stampa Occhio ai Giornali. Grazie per essere stati in nostra compagnia, buona serata a tutti voi.